Fratelli e sorelle carissimi, questo mese di maggio che noi dedichiamo, come già tradizione, alla venerazione, al culto alla Beata Vergine Maria, vogliamo in questo mese prendere come tema che abbiamo ascoltato quel raduno di giovani che si terrà nel mese di agosto nella capitale del Portogallo, Lisbona. È un appuntamento che inizia col Papa Giovanni Paolo II, che, come abbiamo ascoltato, gli altri pontefici successivi hanno mantenuto e hanno sempre incoraggiato i giovani a ritrovarsi per questo momento di comunione, di fraternità, per ravvivare la loro coscienza di appartenere alla Chiesa, di essere figli di Dio, di vivere con coerenza e con coraggio l'ideale, ecco, del cristiano. È un appuntamento che vede convocati tanti giovani di ogni parte del mondo, con entusiasmo, con freschezza, col desiderio degli ideali che animano i cuori dei giovani. Questa giornata ha soprattutto il senso di ravvivare nei giovani, ecco, l'appartenenza alla Chiesa di Dio, di sentirsi che non sono soli. Talvolta possono avere questa impressione, soprattutto in questa società così secolarizzata, in cui talvolta noi lamentiamo l'assenza dei giovani o la poca presenza dei giovani nelle nostre assemblee, nei nostri incontri. Ecco, questi raduni mondiali possono dare ai giovani la convinzione, la certezza che non sono soli, che tanti altri giovani condividono lo stesso ideale: seguire Gesù, amare Gesù, testimoniare il Signore lì dove il Signore li ha chiamati a vivere e ad operare. E allora, ecco, la Chiesa punta molto sui giovani, perché i giovani sono il futuro della Chiesa e dell'umanità. E allora formare questi giovani, ecco, agli ideali della vita cristiana, del Vangelo, perché li vivano con coerenza, con coraggio, li testimonino nelle scelte di vita quotidiana, è un impegno della Chiesa che va davvero sostenuto, perché questi giovani possano guardare, perché la Chiesa possa guardare il futuro con speranza. E allora noi queste sere vogliamo pregare la Vergine Maria perché guardi con amore, con sollecitudine materna, i giovani che in ogni parte del mondo vivono situazioni difficili, ma che portano nel cuore il fuoco, ecco, dell'amore di Cristo, perché non si scoraggino, perché abbiano la forza di testimoniare Cristo anche in un contesto sociale che talvolta è anche ostile, e perché mirino a questo incontro con il Santo Padre che si terrà a Lisbona come un momento di grazia particolare. Affidiamo a Maria tutti i giovani del mondo, tutti i giovani della Chiesa, preghiamo perché Maria li protegga, li conservi, ecco, nella loro fedeltà, nei loro ideali, e li accompagni per mano. Sia lodato Gesù Cristo.